La sfida tra fratelli è ritornata. Shaleboom contro Christian che si sfidano di nuovo su FIFA 23. L'ultima volta che si sono incontrati non andò molto bene per Shale, ma questa volta è diverso. Ora ci si gioca tutto nella finale dei mondiali in Qatar 2022 tra Francia e Argentina, dove in palio ci sono anche ben 100 euro che andranno al vincitore. La finalissima della Coppa del Mondo che tutti stiamo aspettando. La forza dell'albiceleste contro la conferma dei francesi. La sfida della vecchia guardia, Lionel Messi contro la nuova generazione di Kylian Mbappé. Chi si porterà la Coppa del Mondo a casa? Ciao amici di YouTube, qui con voi e Shaleboom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete sentito dall'intro, come avete visto dalla miniatura, come avete sentito dal titolo, come avete visto da tutto e per tutto, domani c'è la finale dei mondiali che si stanno giocando in Qatar 2022. Italia-Francia. Magari. A parte gli scherzi ragazzi, domani ci sarà Francia-Argentina, la finalissima che stanno aspettando tutti. E quindi io e mio fratello Christian abbiamo deciso di fare un video particolare, la sfida tra fratelli Francia-Argentina. Quindi ragazzi, subito un bel mi piace, un bel commento e scrivete tutti quanti nei commenti chi secondo voi vincerà esatto, scrivete qui sotto nei commenti chi vincerà la Coppa del Mondo, se Francia o Argentina. Iscrivetevi al canale, arriviamo insieme ai 500.000 iscritti. Quindi Christian, sei pronto per questa sfida Francia-Argentina? Scusami, chi si piglia la Francia e chi si piglia l'Argentina? Ma io non voglio solo vincere, cioè ho capito che vinco, ma che me ne faccio? Sì, che regalo, cosa? I pesos? I pesos. Hai questo coraggio di mettere contro tuo fratello i soldi? Sì. Ed eccoli qui ragazzi, eccoli. 100 euro in palio. Chi vince questa sfida si porta a casa 100 euro. Sfida Francia-Argentina, sfida tra fratelli, tra me, Shaleboom, e Christian, fratello di Shaleboom, nonché figlio di Chef Franco. Ma chi si piglia Francia e chi si piglia l'Argentina? Sasso Cattaforte. Sei più piccolo, scegli. No, Sasso Cattaforte. Scegli tu. Appunto, vai. No, scegli tu. Argentina. Francia. Ma esci da Argentina, voglio l'Argentina. Tengo allora anche la maglia del Napoli. Ok, io mi prendo la Francia. Possiamo dire che è più forte la Francia? Sì. Ma sul gioco vediamo domani cosa succede. Ragazzi, abbiamo deciso di, diciamo, fare la formazione. Esatto, titolare. Mettere la formazione titolare. Quindi per esempio io non ho messo Pogba, non ho messo Kanté, tu non hai messo per esempio Lautaro Martinez, Di e Maria. Quindi abbiamo deciso di mettere le formazioni probabili. La mia è Lloris, Koundé, Varane, Kimbepe, Kimpembe, Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Hernandez, Griezmann, Kylian Mbappé e Olivier Giroud lì davanti. Paura, Giroud e Mbappé. Questa è la mia formazione della Francia. Allora, la mia formazione ho cercato di farla, diciamo, più realistica possibile. 4-4-2. Martinez, Otamendi, Romero, Tagliafico e Molina. A centrocampo Paredes, De Paul. Poi i due esterni McAllister e Yakuna. In attacco Messi, Alvarez. Che vinca il migliore. Vai, vai, vai. Francia-Argentina. Iniziamo. Mamma mia. Mamma mia, la finalissima. Chi se la porterà a casa questa Coppa del Mondo tra Francia e Argentina? Siamo in Qatar. Mamma mia. L'ultima di Messi. La seconda consecutiva di Kylian Mbappé a 23 anni. Potrebbe essere il giocatore più giovane a vincere due mondiali consecutivi. Mamma mia. Ma guarda qua come sono belli. Tanta roba, tanta roba. Vai! Inizia! Francia-Argentina. Ma che lo vuoi dire? Andava a mettere. Da permettere. E cazzo fanno questi? Allarga gioco. Subito, subito. No! Ma sì! Via sta boccia. Di Blanchi Cammelli! Ma che cazzo dici? Tchouaméni, palla per Mbappé. Mbappé in mezzo. Oliviero! Si è girato Giroud. Porca puttana. Bravo. Si parte la Francia. Griezmann, Olivier Giroud. La palla per Mbappé. Un'azione fatto, vai, gliele dà Oliviero, Mbappé. Che assist. Vabbè. Per Mbappé, che la butta dentro. Siamo, e sento già calmi, il profumo calmi, dei 100 calmi, euro. Mbappé, ma guarda che gol ha fatto Kylian di pallonezzo. Per poco non la prende. 1-0 Francia subito. Bravi. Ma che cazzo fai?
Ma che ma Bulge! Ma sì! Sì! Ma che cazzo fate Hernandez? 1-1! Lionel Messi! Leo Messi! Dribbla anche i cammelli! Il dio del calcio! Guarda qua che gol di destro, eh! E Lloris la posso solo guardare. 1-1! No! Se! Se! Via, mi sono cagato addosso, via! Dembélé. Oliviero parla per Mbappé. E mi hai fatto una volta. Lo faccio una seconda volta, aspetta. Ah, ah, ah. Ma che cazzo fai? Bro, Messi. È solo! È solo! Che culo! No! No! Hugo Boss Lloris! Che parata! Mbappé per Griezmann. E questa è una grande palla. Beh, in mezzo, Oliviero, cazzo. Olivier! Che culo. Bravissimo. Mbappé a giro. No, fallo Mbappé. Lautaro Martinez in porta. Ci prova a giro Antoine. Le Petit. Bravo. Calcio d'angolo, arbitro. Arbitro, sei un venduto del cazzo. Si è preso i soldi del Qatar. Era calcio d'angolo. No, oh, signori! Ma sto Messi! Messi! Lloris! Fischia! No! Finisce il primo tempo. Partita molto equilibrata. Bella partita. No, bella partita, bella partita. Sponghi il ricco. Oh! Andiamo, andiamo, andiamo! No, io i cambi non li faccio. Ma pure io, vai, si gioca così. Ancora Lloris, il capitano. Dai, dai. Sta salvando la Francia, che è in grosse difficoltà. Sveglia, cazzo. State dormendo, porca puttana. Sì. Stai dormendo. No. Parte la Francia. Mbappé, Olivier. Palla per Mbappé. Come ha fatto? Di sinistra! Kylian! Olivier! Giroud! Aspettava solo questo momento! La doppietta del predestinato! Ma stavo... Mbappé è il più forte! Non ci sono dubbi! Non ci sono dubbi! Che è il più forte di tutti, Mbappé! Che ha fatto? Guarda! Filtrante che cosa perfetto, ha fatto? Oliviero! Mbappé di sinistra a incrociare! Non può sbagliare, Kylian! È la sua competizione preferita! È il suo mondiale! Non può sbagliare, Mbappé! Oh, hai fatto due tiri, fatelo dire! Mamma mia, sto Mbappé di merda! Ho allontanato. No, oh. No, basta. No, Enzo Lloris mi ha rotto, Rabiot. Le petite diable. Allarga tutto per Dembélé. Dembélé. In mezzo c'è Oliviero. Olivier Giroud. Salta, ma non vede proprio la porta stanguata. Vabbè, dai. Arovai. Messi sbaglia clamorosamente. No, Messi. Messi sbaglia clamorosamente. No, Messi. Allarga tutto, Teo Hernandez. Palla per Olivier Giroud. E si è chiusa quasi questa partita. 3-1 per la Francia. Olivier Giroud e Mbappé sono una coppia incredibile. Sono forti. Giroud a 36 anni prende la sua rivincita. Sono forti. E segna anche in finale. Vabbè. Sono tre pulpetti. Porta a casa. Porta. Conde. Stai giocando male. Giroud. Ancora palla. No, insomma, Mbappé è infermabile. Ancora Mbappé di pallonetto. Salva sulla linea. Era una figura di merda per l'Argentina, per il calcio, per il rosarino, per tutti. Attenzione, Argentina potrebbe ripartire. Mi manca la voce e anche la saliva. Tutto. No, no. E gol. Il palo salva la Francia. Il palo salva la Francia. Ancora salvata. Il palo. Il palo. Vabbè. Quel palo. Questo è sfiga. Cazzo! Sì. Blocca Messi. Ha sbagliato. Ha sbagliata. Sì, non è finita.
non è finita, non è finita. McAllister, non è finita, non è finita. 3-2. Ci siamo ancora, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Calma, signori, calma. Come si dice calma in francese? Che cazzo fai, Griezmann? Pure nel primo tempo me l'hai fatto. Che cazzo fai? No, Lloris, no, Lloris. Mi hai rotto il cazzo con sto Lloris, fattelo dire. Che culo. Dai. Salva tutto. Adrien Rabiot, Le Petit Diable, Tchouameni. Mannaggia puttana troia, disse Deschamps sulla panchina. Dagliela di nuovo a Messi, dagliela, che devo passare a lui. No, no, De Paul, che cosa hai sbagliato? Siamo calmi. Cosa hai sbagliato? No, no, Enzo, che culo. Ci salviamo. No, è finita. E siamo campioni del mondo. Anche se mi stanno sul cazzo i francesi. La Francia vince il mondiale in Qatar 2022. No. E i tifosi sono in delirio. No. Vabbè, complimenti. E complimenti. Si vincono anche i soldini. Mbappé risulta migliore in campo. Record tutti su coglioni, record. Mbappé. Anche Lloris. Record su record. Questa Francia è imbattibile. Sono troppo forti. Ma hai fatto due tiri. Hai fatto tre tiri contati. Meritato. Dici la verità. Meritato. No, Mbappé è imprendibile. E Hugo Lloris sta per alzare la coppa in cielo. Vedremo se domani accadrà anche così. La Francia, tra la sfida contro Christian, è campione del mondo. La sfida tra fratelli la vince Chalebum. La vince la Francia. Dispiace. Vinta meritatamente. Dai, dai, dai. Meritatamente. Meritatamente. No, io ho detto meritatamente. Vince Francia, hai visto? L'ho vinta meritatamente. Io ho fatto. No, no, io devo fare un attimo se c'è. Non c'è. Il palo che ho preso con Messi. Mi spiace. Ma hai fatto tre tiri contati. E hai vinto 3-2. Si gode. Io ne ho fatti 16. Mi spiace. Va bene, non fa niente. Mi spiace. Grazie. Ti è preso i soldi, sto bastardo. Che sia, sto quasi per ammazzare. Ho i soldi entro 10 secondi dal mazzo. No, no, rompolo. No, sono miei. 50 euro. Che 50 euro? Dammi so. Sono miei, Oh, aggio qua fatica. Ragazzi, sono i miei, me li sono meritati. Ce li mettiamo in tasca. Soldi meritati. E vai a lavorare, capito? Io li ho vinti meritatamente vincendo contro di te. Esatto, meritatamente. Quindi ragazzi, il video finisce qua. La sfida tra fratelli, Chalebum contro Christian. Il vincitore Chalebum con la Francia. Vediamo domani cosa succede con la finale di mondiale. Ci sarà anche la reaction alla finale, anche con Chef Franco. Quindi vi aspettiamo sul canale. Grazie mille a tutti per la visione. Io ho perso. Commentate qui sotto, secondo voi con chi vince la finale. Da me, da Christian, da questa sfida Francia-Argentina, finalissima, è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Guarda qua che parata ha fatto. E si gode. Sono i migliori in campo anche Lloris, che ti ha salvato. Mbappé fenomenale. Mamma mia.